Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a vedere una cosa diversa dal solito, diciamo dal solito argomento che trattiamo sul canale, e quindi andiamo a parlare di un nuovo preamplificatore targato Ibanez. Sapete, io collaboro con Ibanez per quanto riguarda il mio lato musicale e quindi mi hanno inviato in prova questo bellissimo Pentaton preamp che adesso andremo a provare insieme e andiamo a vedere, diciamo, tutte le varie possibilità che offre questo stupendo preamp, che di fatto, se proprio andiamo a ridurre ai minimi termini le potenzialità, è un distorsore. Un distorsore che però chiaramente è di un livello molto più elevato rispetto ai classici pedali che possiamo trovare in commercio. Quindi andiamo immediatamente a collegarlo. Io lo utilizzerò tramite Pro Tools con un simulatore di cassa, ovviamente, perché non ho un amplificatore vero dentro casa, e andremo a vedere come si comporta. Allora, come potete sentire, ovviamente la chitarra è collegata direttamente nel pedale, quindi funge anche da pass-through, perché abbiamo l'input qua e questo è l'output. Abbiamo ovviamente la porta dell'alimentatore, che è un normale alimentatore da 9 volts, e abbiamo un altro jack femmina qui che serve per collegare un foot switch per accendere e spegnere il pre-boost da pedale, ovviamente mentre stiamo suonando. Il pre-boost chiaramente ci permette di dare una spinta maggiore, quindi se io intanto vado ad accendere il pedale, normalmente abbiamo già un suono decisamente aggressivo, che come potete sentire già sicuramente molto molto buono. Ma se vado ad accendere il pre-boost, possiamo aumentare la distorsione o diminuirla. Agire qui, e agendo su questa manopola del pre-boost possiamo ridurre o aumentare la distorsione. Il bello ovviamente viene quando vado ad accendere il post-boost. Che ci dà chiaramente una super distorsione. Sentite questo rumore? Se accendo il noise gate, immediatamente scompare. Era normale avere, diciamo, una sorta di feedback di quel genere, ma grazie al potentissimo noise gate che abbiamo a bordo del pedale, qualsiasi rumore scompare. Quindi vedete che interviene immediatamente il noise gate, si accende con la luce verde, quindi quando io suono scompare e poi si riaccende. Ovviamente lo posso mettere più o meno intenso, ma insomma, esagerare con il noise gate poi va a tagliare troppo e otterremmo, diciamo, il risultato inverso, cioè di avere una nota che si chiude troppo in fretta, quindi sicuramente non va bene. L'altra chicca di questo pedale è chiaramente l'equalizzatore grafico, che possiamo andare ad accendere con quest'altro interruttore. E ovviamente possiamo andare ad agire su tutte le varie frequenze, dalla più bassa alla più alta. Ovviamente adesso vorrei fare una prova di registrazione per vedere come si sente con una batteria, come funziona con una batteria sotto, che ovviamente mi riprodurrà Pro Tools, e ovviamente non ci sarà nessun tipo di editing, primo perché non sono in grado, secondo perché non è questa la sede per poterlo fare, ma andiamo a vedere come funziona, come si comporta sotto a una batteria. Direi assolutamente
buono, considerando che è un esperimento fatto così senza nessun accorgimento, io credo che il risultato sia più che valido. Immaginate le potenzialità di questo pedale in una produzione vera o in un concerto dove sicuramente ci sono tutti gli accorgimenti del caso. Per cui direi che questo pedale è assolutamente consigliato per tutti quelli che cercano un prodotto di alta qualità, quindi di elevata e molto alta qualità, da utilizzare sia nelle produzioni in studio sia dal vivo. Oh, ci vado ad aggiungere anche un po' di basso, giusto per così, per eccesso di zelo, perché voglio vedere nel complesso proprio generale come viene, quindi aggiungiamo anche un pelo di basso. Oh, come avete sentito, diciamo che riempie, ovviamente il basso serve sempre e aiuta ovviamente ad avere un risultato più complessivo, più generale. Quindi sicuramente adesso me lo vado a sistemare un pelino e poi andiamo a trarre le conclusioni. E ok, quindi che dire, promosso a pieni voti questo Pentathon preamp di Ibanez. Diciamo che attualmente su internet più o meno si trova tra i 230 e i 300 euro a seconda del sito e del momento, perché sapete che online i prezzi sono un po' variabili, ma ad esempio ho davanti il sito di Thomann, che per chi non lo sa è uno dei rivenditori di strumenti musicali più grande e più famoso del mondo, sta a 245 euro, quindi diciamo è un prezzo secondo me accettabile per questo tipo di prodotto. Ovviamente poi vi lascio qualche link in descrizione per poterlo valutare in autonomia, e a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!